La riforma della PAC 2021-2027, periodo di transizione, orientamenti futuri. È l'argomento del convegno che ha organizzato nella sede dell'ANCE Confagricoltura L'Aquila. A parlarne è Fabrizio Lobene, presidente di Confagricoltura L'Aquila. Stiamo portando, ecco, vorremmo portare ulteriormente, qualora non lo fossero già informati, gli organi di governo della regione affinché possano intervenire sulle politiche e le nuove strategie che l'Unione Europea entro l'estate vorrebbe portare a termine per la nuova PAC 2020. Tantissimi gli argomenti snocciolati, molto importante anche la presenza della dottoressa Cristina Tinelli, capo dell'ufficio di Bruxelles di Confagricoltura, che ha parlato di questo periodo di transizione, ma soprattutto delle risorse non certe. Al momento infatti sembrerebbero scarseggiare i soldi. Ma in questo momento tutto è in forse, non abbiamo nessun tipo di certezza, in prima di tutto non abbiamo un budget dell'Unione Europea, per cui questo di conseguenza non dà un budget per la politica agricola comune. Quindi è un momento di stasi che speriamo riesca a sbloccarsi subito, perché in teoria noi dovremmo già partire dal 1 gennaio 2021 col nuovo periodo di programmazione che riguarda sia il primo, quindi pagamenti diretti, che il secondo pilastro, quindi sviluppo rurale. Però purtroppo ad ora, non avendo un budget dell'Unione Europea generale, non abbiamo neanche un budget per la politica agricola. È logico, la riforma è pronta, cioè, dal punto di vista dei testi sono in discussione, però bene o male si potrebbe arrivare ad una approvazione. Il problema rimane proprio i soldi, e questi soldi tengono anche un po' in scacco il decisore politico, perché dicono, senza avere un'idea di quelle che sono le cifre precise, di quelle che saranno gli ammontari di cui avremo a disposizione, non possiamo decidere sui dettagli tecnici, cosa che invece è sempre successa. Quindi da una parte c'è anche una certa reticenza dovuta anche al cambio di legislatura.